crediamo che rispetto alle decisioni dei tribunali di queste ore, anche nei confronti di due mamme che hanno effettuato l'eterologa, come nei confronti di due papà che hanno figli nati da gestazione per altri, l'unica cosa da fare sia ricorrere e sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale. Noi abbiamo fatto una campagna dal nome Caro Sindaco Trascrivi per invitare i sindaci a continuare a trascrivere, perché siamo convinti che i sindaci che lo stanno facendo e che lo hanno fatto in passato abbiano dalla loro i principi costituzionali. Ovviamente, ma c'è un vuoto legislativo, un vuoto normativo che la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di colmare, però è uno di quei casi in cui la Corte chiede al Parlamento di intervenire. Il Parlamento non interviene e quindi la Corte a quel punto può decidere, dal momento che sono trascorsi diversi anni senza che c'è stato l'intervento legislativo. Per quanto riguarda la gestazione per altri, è gravissimo sotto diversi profili. Intanto il governo e la maggioranza dicono che a loro non frega nulla del diritto internazionale e del diritto europeo, in base al quale nessun cittadino può essere condannato per un fatto, per un'azione che non costituisce reato in base al diritto interno del luogo in cui viene commesso o in base al diritto internazionale. Quindi questa legge si pone in contrasto con la Carta dei diritti dell'Unione Europea, creerà dei problemi di rapporti internazionali, ovviamente pensiamo con il Canada o con gli Stati Uniti, che mai offriranno una cooperazione giudiziaria con la magistratura italiana, e sarà un'altra legge che finirà davanti alla Corte Costituzionale. Nel frattempo però che cosa accade? Accade che ad alcuni bambini e ad alcune bambine che sono nati, che sono in Italia, che sono insieme a tutti gli altri bambini nelle nostre scuole, viene detto che sono dei figli di un reato universale. Non so se ci rendiamo conto del livello di discriminazione, di pesantezza che il governo adotta nei loro confronti. E si dice anche che le donne, non ci sono donne che possono scegliere liberamente di portare avanti una gravidanza solidale con la gestazione per altri. Questo è quello che si dice. È un po' come avveniva ai tempi dell'interruzione di gravidanza, dell'aborto, no? Chi era contrario diceva: non è possibile che ci sia una donna che vuole fare l'interruzione di gravidanza. Sicuramente ci sono dei motivi sociali, dei motivi economici. Così oggi si dice: non è possibile che ci sia una donna che vuole fare la gestazione per altri. Eppure ci sono. Le potete incontrare, ci potete parlare, le potete intervistare. Quindi noi siamo a favore, e credo che siamo l'unica forza politica in questo momento che ha una posizione chiaramente a favore di una regolamentazione in forma solidale della gestazione per altri, come avviene in alcune democrazie avanzate, proprio per evitare abusi, per evitare commercializzazioni e sfruttamenti.